Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere la caverna della Spellplague Master. Dato che non lo fa nessuno, allora proviamo ad andarla a fare da soli. Ok, eccoci qui alla Master Spellplague Cavern Dungeon Epico. Dunque, dato che appunto non lo fa nessuno, provo a farlo un po' da solo, vediamo come va. Se reggo, ci pozziamo un po'. Ok, allora, vedete quella specie di vaso lì infuocato? Appena ci avviciniamo, quello fa spawnare dei nemici di fuoco, ok? Quindi andiamo lì e faremo il nostro primo combattimento. Ok, se per dire passiamo sul lato sinistro, vicino a quell'altro vaso di fuoco lì, praticamente usciranno altri nemici. Quindi noi evitiamo di passare a sinistra, ma passiamo a destra. Lo vedete, delimitato da questa specie di riga, no? Praticamente passando qua, come vedete, non si attiva. Adesso andiamo qua, uccidiamo anche questi. E poi adesso abbiamo nemici qua. Quello laggiù in fondo fa parecchio male, quindi è consigliabile che il chierico curi parecchio perché crea il fuoco per terra e il fuoco in questa mod è terrificante. E quindi uccide molto velocemente. Ok, adesso normalmente la gente va lì nel mezzo, ma noi, per evitare di fare un gran bordello, attivare quel fuoco lì e quel fuoco lì, andiamo solo di qua e attiviamo solo questo, poiché siamo pure da soli e quindi è meglio non fare troppo bordello. Vedete, se noi stiamo sopra quel fuoco lì, ci fa il culo a stelle e strisce e moriremo nel breve arco di un istante, si può dire, perché come già detto il fuoco in questa mod è abbastanza terrificante. Dato che non voglio attivare anche loro là, cerco di tenermi a gratis soltanto questi due. Però vedete, si allontanano sempre e quindi mi allontano anch'io. Ok, adesso che abbiamo più spazio possiamo andare a menare quelli là. Quindi, qui consiglio di usare il manufatto perché sennò ci fa il culo. Ecco, appunto. Il fuoco, come avete visto, è devastante. Cioè, guarda che roba. Cioè, il fuoco. È un fuoco del cazzo. Cioè nemmeno Tom fa sto danno. Allucinante. Fatto malissimo proprio, impostato malissimo. Ok, a questo punto abbiamo eliminato anche quelli. Ci abbiamo di nuovo i due cose al centro. E anche in questo caso noi attiviamo solo uno, poiché siamo da soli. Ok, uso le pergamene perché non ho voglia di rifare tutta la strada. Questo sta lontano e io mo ti tiro i coltellini così. Perché lui vuole che voi andiate da lui, che lui sta vicino all'altro fuoco e quindi erroneamente voi attiverete l'altro fuoco per sbaglio e spawneranno altri nemici. Però, dato che noi lo sappiamo, evitiamo di andare da lui e facciamo il culo così. Ok, abbiamo fatto tutto. Attiviamo questa pietra qui, questa pietra di fuoco, sto fuoco qui. E qua ci sarà il primo boss. Qui in questo dungeon, come nel dungeon piccolino della Spellplague, c'è il boss nascosto. Praticamente il boss nascosto in questo caso è il re dei Mimic. Nel dungeon piccolino era l'occhio gigante lì, come cazzo si chiama. Quindi attiviamo questo scrigno che è un Mimic. Lo riconoscete perché, come vedete, non ci sta sopra e quindi è un Mimic. Noi attiviamo intanto le nostre bombe di fumo.
Questo mimic lo dobbiamo uccidere se noi vogliamo fare il, come si chiama, il re dei mimic, ok? Qui c'è il tipo con cui parlare, ma non serve a niente. È solo così, tanto per. Ci buttiamo giù, se vogliamo scendere piano stiamo sulla luce. Se vogliamo scendere veloce, basta che vi buttate giù e basta. Ok, qua abbiamo il primo boss. Qui è l'animazione del dungeon piccolino, ma ecco, questa è l'animazione del dungeon grosso, del dungeon master. Ok. Allora, praticamente noi adesso iniziamo a combattere. Lui farà, come vedete qua in questa piattaforma, ci abbiamo due cerchi, uno al centro e uno esterno. Se lui si trova esternamente, lui creerà il fuoco al centro, ok? Nel cerchio al centro. Se lui si trova nel cerchio interno, lui creerà il fuoco esterno, ok? Nel mentre, da quel incudine dove è lui, usciranno dei nemici che noi dovremo uccidere. E vediamo un po' come va, poiché da soli è un po' diverso. È buggato, non gli faccio danno. Se è buggato, non gli faccio danno. Vedete, gli faccio zero. Ma non dovrebbe essere così perché io gli ho fatto sbattere la palla contro, ma si è buggato, quindi è inutile che lo continuo a menare. Ok, mi ha rifatto la palla, vediamo se riusciamo a romperla. Vediamo se si sbagga, gli facciamo sbattere la palla con. Fino a quando non gli sbatte la palla contro non possiamo fare niente, non possiamo fargli danno, ok, vediamo un po'. Ok, vedete adesso gli fa danno. Essendo da solo ci vuole un bel po' comunque a tirarlo giù. Non ho nemmeno il vantaggio in combattimento. Purtroppo ci vuole il tempo che ci vuole. Quando fa quella mossa lui esplode e si sposta. Se non lo vedete nel cerchio al centro, vi spostate e uscite. Vediamo dove va. Ok, al centro, adesso fa il fuoco fuori. Praticamente dovete sempre stare dove è lui, praticamente. Adesso fa sta catena perché comunque essendo da solo faccio meno danno. E quindi ti fa la catena e ti tira verso di lui facendoti perdere tempo. Vedete? Mi ha fatto esplodere. Adesso lui è fuori, farà il fuoco al centro. Ok, adesso è morto. Adesso lui farà una fase dove creerà delle catene e delle palle, se non mi ricordo male. Ancora no, dopo questa fase qui. Adesso rifà la fase al centro dove nascono tutti i nemici. Ok, ricambiamo potere. Ok, vediamo se riusciamo.
rischiato di morire, per fortuna sono riuscito. Aspettiamo che si carica la super, la giornaliera. Dai, scompari. Ok. E adesso tiriamo la giornaliera. Ci mettiamo dall'altra parte di Idris, in questo caso, così abbiamo vantaggio in combattimento. Sempre qua, adesso andiamo fuori. Ok, è un po' lunga da solo comunque, da tirare giù. Ok, è fuori, vedete, ci fa la catena. Adesso come dicevo farà la fase dove lui sta al centro. Vedete, compaiono questi qua. Ok, noi dobbiamo rompere la catena con queste palle di fuoco qui. Quando avete la catena, sempre tramite queste palle di fuoco piccole la distruggete, mi raccomando. Quindi non andate in panico, sapete che praticamente la distruggete tramite queste palle qui. Ok, adesso c'è la fase di nuovo come prima. Ha creato la palla, quella piccolina, con la quale voi distruggerete le catene che vi fa con i vostri compagni di gioco. Adesso è scomparso, doveva andare fuori. Perché appunto lui fa sempre il fuoco al centro se lui è fuori e lo fa fuori se lui è al centro. Mi raccomando, ricordatevelo sempre. Ok, palla di fuoco. Vediamo se riusciamo a colpirlo. Ok. Vedete adesso lui è al centro. Vabbè, troppi nemici. Fuori, proviamo a cambiare. Se non compare più i nemici, posso andare completamente full single target. Lui fa sempre sta catena, praticamente. Ci spostiamo, lui scompare, è andato fuori, andiamo fuori anche noi. Intendo fuori nel cerchio di fuori, quando dico fuori dentro. Un'altra pergamena. Sempre fuori. E finalmente abbiamo fatto Cabal. Ok. Allora, usciamo. Qui c'è il fuoco d'accampamento. Ci togliamo la morte. Vediamo quanto tempo è passato 28 minuti, in 5, in mezz'ora lo si finisce sto dungeon.